ci incontriamo nel luogo dove l'11 novembre, verso mezzogiorno, è successo quel fatto che è rimasto impresso nella mente di tutta la gente, dei presenti, non solo. Ebbene, tornavo da San Giuseppe con Jacopo, con i seminaristi, con il seminarista l'aiutante anche, tornavo e come c'era la gavarra che funzionava e stava passando il fiume un camion grande, abbiamo preso la decisione di passare per questo mezzo il fiume. Ebbene, dopo che è passato il camion, ho acceso la macchina e la macchina è partita a tutta velocità, diremmo. Frenavo e più frenavo, più la macchina correva. Ero disposto a tutto, se Dio mi raccoglieva me ne andavo e se mi lasciava anche sarei rimasto per continuare a fare quello che ho sempre che ho fatto da 51 anni. Per fortuna la macchina è rimasta a galla un bel po' di tempo, sono montato sopra la capota della macchina, ho salutato la gente. Ho benedetto a tutti perché a tutti ho voluto bene, da tutti mi sono sentito amato, accettato, rispettato, anche compreso e molte volte anche perdonato. Ecco, e con questo addio volevo dire che sono nelle mani del Signore e il Signore e la Vergine credo che mi abbiano dato una buona mano. E mi hanno tirato fuori dalle acque attraverso di quel Signore che è stato per me la provvidenza. Yo no sabía que era, o sea, su carro. Yo pensé en alguna otra camioneta y no. Yo estaba justamente prendiendo el motor porque me estaba yendo a mi finca. Entonces yo prendí el motor, yo cuando le vi ya que ya estaba en el agua bajando, ya hundiéndose. Entonces avancé a prender el motor y cuando le cogí ya usted ya estaba ya casi todo hundido, solo las manos más tenía afuera. O sea que si no le avanzaba a coger ahí en ese rato, ya no le cogía ya. Es que yo hasta dar la vuelta a la canoa, todo ya se acababa de hundir ya. Quando io ho sentito che una canoa si avvicinava, ho fatto l'ultimo sforzo, ho alzato la mano e poco a poco sentivo che andavo sotto acqua, però aspettavo che qualcuno me la prendesse e Roberto Matute me l'ha presa e mi ha tirato fuori dall'acqua quando già non avevo più forze per poter resistere. Così che la mia vita. Credo che sto cominciandola di nuovo. Adesso mi chiamo e mi chiamano Mosè il Giovane, anche se sono vicino agli 80 anni, perché sono l'ultimo salvato dalle acque. È impressionante l'azione solidaria che si è subito sviluppata sul posto. C'erano qui quattro canoe e tutti i padroni di quelle canoe si sono messi a disposizione. Il mio anche aiutante canoero ha avuto una capacità fisica di resistenza sotto l'acqua, per cui
ho cercato subito dei cavi, e con i cavi siamo riusciti a incontrare, con dei ganci, a incontrare la macchina, localizzarla sotto l'acqua. Fino alla domenica, quando Fopeca ha mandato una macchina grossa che ha potuto con un cavo di ferro trascinare fuori la macchina, ecco, con Fopeca si è chiuso questo capitolo che per noi è stato molto doloroso. Sì, io devo ringraziare a tutto questo gruppo umano che vive in questa piccola o grande zona del Puerto Morona. Veramente hanno dato segni di molta solidarietà, di un desiderio di appoggiare il missionario, di sostenerlo e di essere utili in qualsiasi cosa. Abbiamo incontrato comprensione, amore, fraternità e un buon cuore da parte di tutti. Senza l'aiuto di Dio, senza l'aiuto di nostra madre, la Vergine Purissima di Macas, io non sarei qui a raccontarvi la storia.